Probabilmente questa sarà la recensione con meno immagini prodotto della storia di questo canale, perché voglio parlare di un dispositivo per nerd, un dispositivo che però tenta di semplificare alcune cose relative alla casa smart, un dispositivo che promette di riunire tutti i dispositivi smart che avete in casa in un'unica applicazione, in un unico hub. È un prodotto che integra tutti i protocolli attualmente disponibili, supporta Matter, Zigbee, Z-Wave, eccetera. È un prodotto che, diciamo, per parlarvene e non entrare troppo nel dettaglio, troppo nel tecnico, vi devo un po' raccontare la mia esperienza, facciamo così. Se poi volete un qualcosa di più approfondito, ovviamente chiedetemelo nei commenti, e già so che nei commenti voi mi direte: aspetta, perché c'è Home Assistant. Sì, avete ragione, ma la stragrande maggioranza delle persone a cui si rivolge proprio questo HomeAid Pro sono proprio quelle persone che non hanno neanche idea di come magari si monti un server per poi gestire tutti i propri prodotti smart in casa. Se volete che parliamo anche di Home Assistant, ragazzi, voi scrivetemelo sempre nei commenti. E adesso vi spiego un pochino il concetto che si nasconde dentro questo HomeAid Pro, parleremo dei suoi pro e parleremo anche dei suoi contro. Perché voler essere il dispositivo per domarli tutti è una cosa non proprio semplicissima da fare. Ora, immaginate HomeAid Pro come una sorta di cervello per la casa smart. Fisicamente è un dispositivo nero circolare di dimensioni piuttosto ridotte con un anello LED che gli gira intorno e che si illumina durante il funzionamento. Fortunatamente il LED si può disattivare oppure si può personalizzare. Ad esempio, io ho deciso di fargli cambiare colore quando la mia stazione meteorologica di Netatmo rileva che fa freddo o che fa più caldo oppure che inizia a piovere. Ecco, questo è un piccolo assaggio del concetto che c'è dietro questo prodotto, perché secondo me è una sorta di mix tra Google Home, Amazon Alexa, IFTTT, con la possibilità di gestire alcuni dispositivi, non tutti proprio, ma gran parte dei dispositivi direttamente in locale, ok? Quindi senza passare per il cloud. Ci sono poi altri prodotti che invece richiedono l'accesso al portale cloud per la gestione, ma tutte queste automazioni di cui vi parlerò vengono gestite in locale. E questa è una cosa buona perché quando va via la connessione internet, per esempio, potrete comunque continuare ad utilizzare alcuni dei prodotti smart che avete associato a questo dispositivo. Posteriormente ha un ingresso USB-C con cui si alimenterà e al quale si potrà connettere un adattatore Ethernet, che però deve essere acquistato a parte su Amazon. Io l'ho utilizzato perché con la connessione Ethernet gli input lag, insomma, le latenze sono molto più basse, e devo dire che già utilizzando questo dispositivo rispetto ad un sistema basato sul cloud, tutti i prodotti che vengono gestiti proprio localmente da questo HomeAid Pro hanno una latenza davvero bassissima. Ora vi starete chiedendo come fa questo HomeAid Pro a rispettare le premesse che fa. Ora immaginatelo come un Raspberry Pi, però con più muscoli per quanto riguarda la gestione dei dispositivi smart. Vi ho già detto che praticamente supporta tutti i protocolli, ma il fatto che supporti un protocollo Matter, per dirne una, non vuol dire che riuscirà per forza a gestire un dispositivo compatibile con Matter, perché poi ogni dispositivo ha il suo driver di gestione, e quindi già qui diciamo incomincia a diventare un pochino più complicata la situazione. La cosa buona, io ho fatto una prova perché io perdo sempre il telecomando del decoder di Sky, ok, io c'ho Sky Q, beh, ha anche il trasmettitore infrarossi. Questo vuol dire che si trasforma in un telecomando universale che è compatibile anche con i decoder di Sky. Io mi sono messo le mie automazioni di Sky e quando dico a Google apri Sky 1, per dire una sciocchezza, lui fa digitare il canale all'hub, perché poi vi racconterò che questo hub si può connettere anche a Google Home e ad Alexa. E lì le cose diventano un po' complicate perché, vabbè, ve lo dico adesso, perché in pratica quando andate ad aggiungere i dispositivi a questo HomeAid Pro, innanzitutto io a casa ho 136 dispositivi smart sparsi un pochino per tutta la casa, anche in giardino, non li ho ancora aggiunti tutti perché è una procedura che richiede tempo. Quando andate ad aggiungere i primi dispositivi, l'applicazione, almeno a me, ha trovato subito Philips Hue, ha trovato subito Sonos, ha trovato subito Chromecast e ha trovato anche che utilizzavo Spotify. Aggiungere questi servizi è proprio immediato. Poi dovete aggiungere tutti gli altri e quindi ve li dovete andare a cercare manualmente.
E non vi spoilerò una cosa perché adesso vi parlo dell'app e vi racconto uno dei punti più forti di questo dispositivo, cioè la community. Qual è il problema che io ho riscontrato quando ho aggiunto questo Home Pro al mio account di Google? È che poi tutti i dispositivi che io avevo aggiunto a Home Pro mi sono ritrovati quasi doppioni nell'applicazione Google Home. E questa è una cosa che a me non piace tantissimo, perché poi io sono un po' fissato e perderei tempo a sistemarmi tutto. Ma andiamo avanti. In tutta sostanza, questa grande compatibilità con i protocolli gli permette di connettersi o alcune volte di sostituirli completamente agli hub che ci sono sparsi per la casa, tipo quelli là di Akara, tipo quelli di Switchbot, e di controllare praticamente qualsiasi dispositivo senza la necessità di utilizzare altri hub. Ecco, questa è una cosa molto comoda, perché io in casa ho un sistema di Akara, ho un sistema di Switchbot. Se ricordate, anche le persiane, le tende che insomma, si aprono e si chiudono automaticamente, e questi due utilizzano i propri hub. Ecco, questo Home Pro ha sostituito proprio la necessità di utilizzare questi hub. Non è successo così però con Philips Hue. Con Philips Hue ho dovuto rimanere connesso l'hub, e tra l'altro per l'associazione ho dovuto premere proprio quel tasto di associazione che c'è sull'hub di Philips. Ma andiamo avanti. È chiaro che per tentare di essere l'hub che deve controllare tutti i dispositivi domotici serve un software che funziona, perché senza software non sei assolutamente niente in questo settore. Home Pro si può gestire con l'applicazione disponibile per iPhone, per Android e anche con un'interfaccia web. Ed anche se sull'interfaccia web ci sono alcune funzioni più specifiche, un pochino più nerd, disponibili a differenza delle applicazioni per smartphone, vi dico che l'applicazione che il brand ha realizzato per gestire questo hub è tra le migliori applicazioni per la gestione smart della casa. È fatta davvero molto molto bene. Vi ho già parlato della compatibilità con gli assistenti digitali, vi ho già parlato di come poi si va ad aggiungere un dispositivo. Ora, l'applicazione ha un'interfaccia molto simile a quella di Google Home, a me ha ricordato quella, perché la casa viene gestita in base alle stanze e anche in base ai piani, cosa che non succede in Google Home. E io l'ho trovata una cosa comoda, perché nel momento che si va a configurare per la prima volta l'hub, la procedura guidata vi chiede: avete una casa a uno o a due piani? Avete il giardino? Avete la palestra? Eccetera, eccetera. Una volta fatta la configurazione, vi ho già raccontato come aggiungere i dispositivi. Non è una cosa molto veloce, secondo me. Lì devono fare qualcosa in più, perché è lenta come procedura. Sarebbe bello magari se uno avesse già come dire, un ecosistema tutto sincronizzato su Google Home, che questo Home magari vedesse quantomeno le piattaforme da aggiungere poi manualmente. Lì invece bisogna andare a cercare. Quindi io cosa ho dovuto fare? Mi sono dovuto mettere a vedere tutto l'elenco dei produttori che ho associato a Google Home, e man mano ho dovuto aggiungerli a Homey. Tra l'altro, brutta notizia, e adesso vi parlerò anche delle cose che non vanno. Non è compatibile il mio climatizzatore. Io ho un climatizzatore TCL che non sono riuscito ad aggiungere. Però Homey Pro ha un pro: il fatto che c'è una community che in realtà crea proprio queste applicazioni che si possono installare sull'hub, con le quali, diciamo, nel tempo la compatibilità con i dispositivi sta aumentando tantissimo. Per esempio, l'azienda ufficialmente non supporta Ring, l'allarme di Amazon, supporta solo le telecamere di Ring, ok? Dalla community io ho scaricato l'applicazione Ring Security, grazie alla quale ho potuto associare i sensori. I sensori, io ho un sensore proprio nella porta centrale, sono pieno di sensori. Cosa mi serve associare questi sensori? Mi serve per creare i cosiddetti flow, le cosiddette automazioni, le routine, ragazzi. E voi direte: questo lo può fare anche Google Assistant, lo può fare anche Alexa. Sì, ma in questo caso si fanno in locale. Per esempio, i dispositivi di Ring vengono gestiti in locale da questo Homey e non utilizzano più il cloud. Ora, cosa vuol dire? Vuol dire che io ho fatto una routine molto semplice. Quando entro in casa dal portone principale, quindi il sensore si rende conto che è stata aperta la porta, e in casa non c'è nessuno, perché ho anche dei sensori di prossimità, ho anche un sensore radar per vedere il posizionamento delle persone in casa, e la luminosità ambientale è bassa, perché ho anche il sensore di luminosità, cosa devi fare? Devi accendere la luce. E questo è solo un esempio. Vi faccio un altro esempio di routine che ho fatto, e poi incomincio a parlare un po' dei contro di questo sistema. Allora, piano terra, io ho il piano terra che affaccia proprio sul giardino, ok? Quando piove si sporca il pavimento in una maniera esagerata, anche perché c'ho i cani. E vedete, il concetto è semplicissimo: se e fai, ok? Se ti sei reso conto che ha piovuto o che sta piovendo,
e vedi che dentro non c'è nessuno nella stanza in cui voglio che tu vada a pulire, nello specifico nel soggiorno, allora cosa devi fare? Attiva la pulizia con il robot aspirapolvere nel soggiorno, perché quella è la zona che si sporca, passando due volte dalla parte dell'ingresso. Ma attivalo in 10 minuti di ritardo, vuol dire che se io nell'arco di 10 minuti non ci sono, lui lo farà partire. Se lui si rende conto che io non ci sono, ma poi rientro nell'arco di 10 minuti, lui farà finta di niente e continuerà ad andare avanti. Questo è comodo perché quando vado a dormire io automaticamente ho il pavimento pulito se fuori piove. Non voglio entrare troppo nello specifico perché so già che sto parlando tanto e facendovi vedere troppo poco, perché le possibilità sono tantissime, dipende molto dalle necessità dell'utente. Se poi ne vogliamo discutere, discutiamone giù nei commenti, sarei felice anche di avere qualche suggerimento da parte vostra, anche per eventuali approfondimenti se vi interessano. Infine, tramite questa applicazione voi potete tenere anche sotto controllo il consumo energetico, e qui è un'altra cosa che secondo me non è che funziona benissimo, perché lo potete fare solo con i dispositivi che davvero raccolgono queste informazioni. Allora ragazzi, il punto è questo: è un prodotto che funziona molto bene con i dispositivi Z-Wave e Zigbee, lì è proprio una cosa immediata. Il contro è che quando dovete aggiungere un dispositivo, soprattutto basato sul cloud, al vostro ecosistema, dovete aggiungerlo manualmente, dispositivo per dispositivo per dispositivo, capito? Anzi, brand per brand per brand. E la cosa incomincia a diventare un pochino noiosa, anche perché immagino che voi abbiate già configurato tutto su Google Home. Insomma, è un prodotto che funziona bene finché non funziona più. Quando non funziona più, le cose incominciano a diventare complicate, lente, e quindi vi passa anche la voglia, sinceramente. Poi dipende quanto siete smanettoni di, come dire, portare avanti una configurazione del genere. Ho aggiunto le telecamere Nest. Io ho le telecamere Nest e questo è un altro limite. Perché? Perché, ok, me le aggiunge, mi manda le notifiche quando vengono rilevate dei movimenti, insomma, quando ci sono degli avvisi importanti, ma non mi permette di vedere l'anteprima della telecamera, ok? Quindi anche se io ho creato questo ecosistema con Omi, in realtà sono sempre schiavo di Google Home, perché le telecamere le dovrò andare a vedere lì. Qual è il vantaggio di Omi? Il vantaggio è che gestisce le cose in locale, si sostituisce agli hub ed ha una latenza molto più bassa. Quando le cose incominciano a diventare un pochino complicate e quando i dispositivi necessitano di un utilizzo sul cloud, lì diciamo le cose non è che migliorano tantissimo rispetto ad un Google Home o ad un Alexa. Omi Pro costa 399 euro sia sul sito ufficiale che su Amazon, e a questa cifra dovete aggiungere altri 29 euro qualora vogliate utilizzare l'adattatore Ethernet e altri 69 qualora vogliate acquistare il bridge, che è una sorta di extender per i protocolli di comunicazione. Ragazzi, quindi sì, è una cifra molto alta, e mi rendo conto che voi direte: vabbè, ma a questo punto io vado di Home Assistant che è gratuito, eccetera. Sì, ma sono due cose diverse. Secondo me il mondo degli utenti della casa domotica smart si divide in diverse sezioni, diciamo così, in diverse categorie. C'è la categoria come me, quella fissatissima, che ha tutto smart a casa e che però non ha tanta voglia di perdere tempo nelle configurazioni. Io non sono uno smanettone per queste cose. Io voglio comprare una cosa, voglio creare un'automazione, lo voglio fare velocemente, perché altrimenti non si tratta più di comodità a casa, ma solo di un'altra rottura di palle. Ed ecco, probabilmente Omi Pro si rivolge a persone come me, ok? Anche se io ne ho troppi di dispositivi e incomincio a starmi un pochino stretto. Poi ci sono quelle persone super smanettone che vogliono configurarsi tutto fino al minimo particolare, e lui non fa per loro, perché si tratta di persone super esperte, super appassionate, che perdono anche tempo dietro le configurazioni, per esempio con Home Assistant. E poi ci sono quelle persone che in casa non hanno tante cose smart, una lampadina, il climatizzatore, sapete, quelle case molto leggere dal punto di vista smart. Ecco, per loro non è il caso di comprare Omi Pro. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Lo so, è stata forse una recensione un po' troppo parlata, però ho cercato di raccontarvi un po' la mia esperienza. Se vi va, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Io sono Dario Galindo e ci vediamo al prossimo video su Jitsu.